Ci troviamo a casa di Maria Gherardani, che compie 103 anni, quindi dovrebbe essere la più vecchia di tutta la Valceno. E con il vice sindaco Giovan Battista le consegneremo un omaggio da parte di tutta l'amministrazione comunale, un mazzo di fiori. Ha saputo dire che aveva 3 anni quando è finita la grande prima mondiale. Sì, che il mio babbo, avevamo l'osteria e vicino alla strada maestra, avevamo la cantina, aperto la cantina, c'era alla fila, io ci aiutavo, ci dava un pezzo di pane e un bicchiere di vino. E andavano, è stata una giornata così. E io aiutavo il mio papà, avevo 3 anni. Io facevo passare il pane, un pezzo di pane e un bicchiere di vino. Ma erano soldati quelli lì che passavano? Erano soldati, sì, quelli lì che era finita la guerra. Erano i nostri soldati? C'era gente dappertutto. Tutti dei grandi erano. Ma questa era la prima guerra? La prima guerra, sì. E poi la seconda te la ricordi? Altro che la seconda mi ricordo dal primo giorno all'ultimo, perché c'ero, la prima guerra del 40. Sì. La seconda. Sì. Voglio dire la prima che... Eri piccolina, ma avevo già, quando era la prima guerra, mi sono sposato nella guerra. Nella seconda guerra. Era il 40, del 40. Ah. Sono venuto a casa dalla Francia. Ah, eri in Francia prima? Sì. Sono venuto del 40. E del 43 mi sono sposata. E poi hai avuto quanti figli? Ho avuto un figlio del 44. Poi? Sposata del 43 e del 44 ho avuto il primo figlio. E poi ho avuto la seconda. Come si chiamano i tuoi figli? Il primo Claudio, la seconda Giannina. Tu sei di Villora, sei nata a Villora? Sì, io sono nata a Villora. Io sono nata a Londra. Che mio babbo si è sposato a Londra. Quando ha avuto i figli, li ha avuti quasi tutti là. Lui lavorava là e aveva un figlio, poi lei veniva a casa, veniva lì a Villora la mamma. Poi andava là, dopo un altro figlio veniva a casa, ogni figlio veniva a casa. E invece adesso come va qua? Adesso cosa fa di bello durante la giornata? Dal letto alla sedia. E basta. Non so neanche poi in piedi. Però io l'ho vista anche a... alla variante, c'era aperta la variante. C'eri sempre tutti i sabati quando ballavano, altro che. Perché ci venivi tu? Sì che ci venivo, sì. Non mi ricordo. C'ero sempre. Sì, lo so. Perché? E non potevo ballare perché è un pezzo che c'ho le gambe che non vanno più. Però ti piace la musica allora? La musica. Sì. Il ballo. Ballavi da giovane? Ero una ballerina che non entravo nel ballo, che non mi chiamavano. Perché ho cominciato da piccola. Adesso che non c'è più la variante, dove vai a ballare? A sentire la musica? Dove vai? Ma c'è della musica di dentro. Guardi la televisione. Ma qualche volta secondo me vai anche. Ma qualche volta la Gianna ti porta anche da qualche parte, secondo me. O no? No, non posso più. Non puoi più? Non... Sto mica più in piedi, cara. Va bene. Se non l'avessi lei, come farei? Sto adesso... bene perché è lei che mi maneggia. Non mi investisco, non mi svestisco, non mi lavo più. Ti cura lei, insomma. È una brava figliola, allora. Non posso dire.
la mia figlia, come l'ho fatta? È sempre vissuto con la mamma. Si è sposata. Sì. È sempre stata con me. No, abbiamo sempre vissuto assieme. E questa è una fortuna. Eh sì, è altro che. Nella vecchiaia, avere una figlia in casa è una fortuna. Perché si è abituati. C'è la confidenza. È meglio stare in casa che al ricovero, quindi. Purtroppo. Ma non vi sedete, perché? Sì, poi ci sediamo. E allora abbiamo sempre vissuto insieme. Perché ci siamo sposati in casa e poi di casa ci siamo traslocati qua. Sei sempre stata qua a Varsi dopo. Sempre qua a Varsi. Sempre a Varsi. No, non mi sono mica più mossa, no. Mi sono sposata qua.